Buongiorno e buonasera dal vostro Zuirito, ragazzi e ragazze, ed eccoci qua in questa nuova serie che non vedevo l'ora di portarvela, fin dei tempi del vecchio canale. Si parla di The World Ends With You, vale a dire il mondo finisce con te. Vabbè, tralasciando adesso sempre la mia pronuncia inglese che fa letteralmente pena, il gioco in questione è stato sviluppato dal team di Kingdom Hearts, quindi si va proprio a colpo sicuro. Il gioco è stato tradotto in italiano sempre dalla stessa persona che ha tradotto Fragile Dreams, quindi lo si ringrazia. E iniziamo subito, io non so nulla della trama. Si dice che è un piccolo capolavoro. Out of my face. You're blocking my view. Shut up. Stop talking. E lui siamo molto simili su questo, più o meno. Just go the hell away. All the world needs is me. I got my values. So you can keep yours, all right? Ok, Zuirito Simulator. I don't get people. Never have, never will. Vabbè, non preoccuparti, carissimo, che ti do un accompagnamento morale, perché siamo sulla stessa barca. Il gioco è ambientato a Shibuya, io ci sono stato anni fa, eh. Bellissima Shibuya come quartiere a Tokyo, mamma mia. Si risveglia, eh? Sembrano quelle cose che uscivano dalle patatine, San Carlo. Identico, identico. Siamo sì nel gioco. Che dia. Voce nella mia testa. Vabbè, sono abituato anche a questo. Quindi questa sarebbe una spilla. Chissà se c'è un nesso. Per provare le sue abilità di scansione. Perfetto. Comunque mi raccomando, poi fatemi sapere tramite un commento qui sotto al video se il gioco vi sta piacendo o meno, se devo continuare. Io vorrei fare un video al giorno su questo perché è da un bel po' di tempo che ho fatto fin troppi horror. Vorrei cambiare un pochettino il genere. Tocchiamo a sta spilletta. Focus. Ah, sono un bel po' di pensieri. Quel trio di cibo Kuhetz oggi si esibisce. Allora, qua non ci sto arrivando. Un uomo viene a scrivere il tacco mi sta uccidendo. Scusa, che cazzo di scarpe stai portando, carissimo? La punta è molto lunga. Vabbè, è dell'altra sponda. Hamburger da gourmet, come un hamburger al caviale o al foie gras. O un hamburger al tartufo. Madonna, l'hamburger al tartufo. Io vado pazzo per il tartufo, ragazze. Ma perché ogni volta che faccio un gameplay si parla sempre di cibo? Cioè, mi vogliono indurre in cattive tentazioni. Mi addormenterei durante lo shampoo. È un peccato che non lo possa fare. Quel parrucchiere è un gran fust. È una birbantella la signorina. Proverò a fare il mio profumo personale, l'odore di bellezza, la gente ne andrà matta. Ho paura di scoprire quale sarà la fonte di questo odore di bellezza. Non voglio indagare ulteriormente. Voci! Sono proprio voci, eh? Riesco a sentire i pensieri delle persone. Meglio tardi che mai a scoprirlo. Madonna, vorrei avere io questa spilla. Già mi immagino poter sbirciare nei pensieri altrui delle ragazze in primis. Avrei un netto vantaggio durante l'arte del corteggiamento. Raggiungi il 104, hai 60 minuti. Se fallisci sarai cancellato. Il Reaper.
Stavo per dire i raper, cioè i stupratori. Oh, bella questa. Ci vediamo, spam cancellato. Ma pure io ne ricevo di spam ogni giorno sulla mia email. È ancora qui. È come la pubblicità del dall'inferno. Hai 7 giorni. What? Huh? Da notare la colonna sonora, che spettacolare. Rane? Mi sa che hanno voglia di dare un po' di coccole, ma io non ci tengo alle coccole di queste rane. Premi select per cominciare. You're good as gone. Il combattimento più lungo del mondo? Ma anche no. Puoi fuggire sempre, ma potresti irritare il tuo partner. È perché praticamente più avanti si incontrerà un'altra persona che farà coppia con lui. Nessuno lo vede. Troppo bella Shibuya, mamma mia. Qua vengono presentati un po' i vari personaggi. Si respira proprio quella cultura pop giapponese, o mi sbaglio? Ho grandi aspettative su questo gioco e sicuramente vi piacerà. A differenza di Fragile Dreams, che vi ha deluso abbastanza e per certi aspetti ha deluso anche a me il finale. Però qua si va su colpo sicuro. Cavolo, il ramen dovevo vedere adesso. Madonna, ne ho fame. Ecco, questa qua proprio con il ventre da fuori. Mi è venuto un certo languorino, non so se a causa sua o del ramen. Kingdom Hearts in Italia è molto famoso. Purtroppo questo gioco qua, nonostante creato dallo stesso team, è praticamente sconosciuto. Spero di avervi fatto arricchire un po' la vostra cultura videoludica. Vabbè, continuiamo. Uff, eccoci di nuovo qui. Il lunedì dopo le ferie. A chi lo dici? Il giorno 1 ha il maggior numero di giocatori. È un'occasione per fare un po' di punti. Canzone bellissima. Un gioco? Sì, giusto per non farlo sembrare un lavoro. Dai, ti piacerà. Quella a destra ha faccia proprio da stronza. Che dici di Reaper Sport 3? Caccia i giocatori? Vediamo chi prende più giocatori nella missione di oggi. Conosci le regole. Chi perde paga al vincitore una fumante ciotola di ramen. Non fatemi venire fame, voglio partecipare anche a questo fottuto gioco. Oh, siamo dove si trova la statua da Chico? Madonna, ero qua. Quando ero in Giappone, bei tempi. Se fottute rane, oh, peggio degli stalker. Che cacchio è successo? Stanno rapendo gli esseri umani? Tu
fa un patto con me. Questa appare a caso, questa panza da fuori, e mi dice: fai un patto con me. Menchia, panza da fuori. Vive il mio italiano. Con un patto potremmo battere i noise. Ma perché non appaiono a me nella vita reale ste gnocche che dicono fai un patto con me? Viva la vita reale di merda. Tieni. Ma a questo punto i pantaloncini, anzi forse è proprio una minigonna. Sembrerebbe una minigonna, comunque cioè abbassatela ancora di più. Usa questa spilla, ma quelle strane luci ti spiegherò più tardi. Ora dobbiamo fermare i noise. Inizia il primo combattimento. Uso lo psico per combattere. Ah, poi posso... Ah, devo aspettare che si ricarica. Ok, la spillettina. Qualcuno vuole un po' di rana al barbecue? Watch yourself. Ah, intanto... Oh, ma... Ma sei stronza di rana! Non è facile, combattere in queste condizioni. No, dai! Too easy, perché siamo al primo combattimento. Voglio vedere poi più avanti con i boss. Ha tenuto Pyrokinesis. Disegna sopra uno spazio vuoto per creare una striscia di fuoco. Infligge danno a contatto. Sono stato io? Wow, tu puoi usare quella spilla? Devi essere bravo con i psico. Che abbia trovato il partner giusto. Che è una proposta di matrimonio in diretta, mia cara? Madonna, non riesco a smettere di fissare quel punto, ragazzi. È assurdo. Ah, perché ovviamente i noise adesso non avranno più chance di conquistare il nostro cuoricino. Mi sembra giusto. Sono quei mostri che abbiamo appena combattuto. Io sono Shiki Misaki. Ma tu puoi chiamarmi Shiki. Io la chiamo maleducazione. Abbiamo una lunga settimana davanti a noi. Il gioco dei Reaper dura 7 giorni. Lasciala perdere, dove sono? Come sono finito qui? Andiamo, dimmi il tuo nome. L'insegna dice Shibuya Station? Perché sono a Shibuya? Aspettami. Cioè, non, lui non la sta cagando. Devo solo tornare sui miei passi. Ehi, wow, aspettami. È proprio vero che più ti fai desiderare, più le ragazze ti cercano di contattarti, eh? Vabbè ragazzi, direi a questo punto di concludere questo episodio. Spero che vi sia piaciuto. Se volete che continui in fretta, che ne so, magari con un video gameplay al giorno, me lo dite qui sotto nei commenti. Spero di aver fatto comunque cosa gradita, perché sinceramente parlando volevo fare un gioco diverso dai soliti, sconosciuto in Italia, e ci tenevo moralmente a farvelo conoscere. Detto questo vi saluto, grazie come sempre per tutto il vostro supporto e alla prossima. Ciao ciao!